Benvenuti, è veramente un piacere avervi qui. Selta è un'azienda che quest'anno compie 45 anni e che da 45 anni lavora sulle infrastrutture critiche nazionali, in Italia soprattutto, e una ventina di paesi del mondo. Lavoriamo sulle infrastrutture critiche nazionali prima ancora che si chiamassero così, poi ultimamente ho capito che stanno per cambiare nomi, che si chiameranno anche servizi sensibili. Il punto è che è un tema misconosciuto, è un tema che molti vogliono affrontare ma di cui poi alla fine si sa abbastanza poco. Nessuno ha un'idea precisa di quanto valga questo mercato, in Italia o nel mondo. Se qualcuno fa una ricerca non trova praticamente nulla. Se qualcuno fa una ricerca su come mettere in sicurezza le infrastrutture critiche nazionali nel mondo trova i numeri più disparati, che variano da 100 miliardi di dollari tra 4 anni a 200 miliardi di dollari tra 4 anni a 100 miliardi di dollari quest'anno e così via, perché è un tema estremamente importante ma non gestito. Come si procede alla costruzione e alla messa in sicurezza di infrastrutture critiche è il nostro mestiere da sempre. E abbiamo voluto organizzare questo evento per poter dare la possibilità agli stakeholder di questo paese di dare un'idea di come possono essere sviluppate e messe in sicurezza. Non abbiamo voluto fare il solito convegno sulla cyber security, perché ormai se ne fanno 4, 5, 6 a settimana e onestamente sono abbastanza noiosi. Abbiamo voluto fare un evento in cui si parlasse a tutto tondo di che cosa si può fare per migliorare quelle che sono le infrastrutture che reggono il nostro paese e anche i paesi degli altri, per carità, e soprattutto come fare in modo che questo sviluppo sia non solo sostenibile, ma che aiuti questo paese a svilupparsi rispetto agli altri, perché noi come operatori di questo settore registriamo che in alcuni casi c'è un certo rallentamento, in alcuni casi siamo in ritardo rispetto ad altri, in alcuni casi abbiamo esempi di eccellenza che altri ci invidiano e quindi siamo ben contenti di poter supportare questa discussione. Noi facciamo poche cose, cerchiamo di farle correttamente, dai sistemi di energia a quelli per l'oil and gas, alle telecomunicazioni, alla cyber security, sì, per carità, ne facciamo tante, anche quella la facciamo da prima che si chiamasse così. Però quello che ci interessa oggi non è tanto promuovere la nostra azienda quanto avervi qui per poter discutere su come il nostro paese possa andare avanti facendo leva su quello che è l'ossatura principale di questo paese, ovvero sia le infrastrutture. Siamo la seconda manifatturiera in Europa, non so quando diventeremo la prima, ma sicuramente le infrastrutture critiche sono la base per questo rilancio. Signori, io vi ho già annoiato abbastanza, ci vediamo dopo, grazie a tutti per essere venuti.